Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con HTC One. Ci avete richiesto di fare un paio di approfondimenti che non avevamo realizzato. In uno di questi c'è l'utilizzo di una pennettina USB come USB on the go. Abbiamo quindi già attaccato, diciamo, il tutto per snellire il filmato. Come vedete, noi adesso procediamo all'accensione del telefono, andiamo quindi a sbloccarlo e andiamo a vedere all'interno del pannello memoria, all'interno delle impostazioni. Come vedete, noi vi abbiamo preparato tutto così appunto da fare un filmato compatto e riuscire a mostrarvi che in questo caso abbiamo poco più di 6,5 GB occupati su 32, abbiamo l'eventuale suddivisione e in fondo troviamo memoria USB 1.03 su 1.91 GB. In questo caso abbiamo appunto una pennettina compatta, come se ne possono trovare tante in giro, insomma la capacità può anche un attimo variare, ma il concetto non cambia. Per quanto riguarda lo spazio occupato, nel momento in cui andate a riempire di file, foto o altre menate, qui anziché 1.03 sicuramente può aumentare. Per quanto riguarda la rimozione, prima di rimuovere la chiavettina, io consiglio di fare smonta memoria USB, in questo modo. La memoria USB può essere rimossa, vado a staccare la memorietta, vi dice memoria USB rimossa, bella lì, finita, funziona. Come vedete, quindi il tutto diventa davvero assolutamente agevole e si può quindi utilizzare con ottima soddisfazione. In questo caso appunto ci era capitata tra le mani sta pennettina, ergo la prova l'abbiamo fatta proprio con un dispositivo assolutamente comune. Non credo ci sia altro per la prova in questione, credo si possa appunto chiuderla così, funziona, non c'è altro da mostrarvi. Io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragazzino.